Eccomi qua ragazzi, come promesso in questo video andremo a parlare del Trave Genovese. Qualche giorno fa ho fatto una diretta live, quella dove io e Luca, il mio amico Luca, ci mettiamo a rispondere alle domande dei nostri follower e c'è stata una domanda dove mi hanno chiesto di parlare del Trave Genovese. Alla fine della spiegazione verbale ho anche detto ci faremo un video YouTube e il video è questo. Oggi parliamo del Trave Genovese. Sono sicuro che tanti di voi utilizzano già questo Trave perché è un Trave vecchio come il cucco, se dice Roma, ma è un Trave vecchio come il cucco. Mi piace, sì. È un Trave che unisce, tra l'altro, l'efficacia del piombo scorrevole, classico piombo in linea, che poi è questa, cioè parte tutto da qui, parte dalla pesca a fondo, quella che si faceva una volta, piombo bucato, filo interno. Perlina di battuta, girella con moschettone e terminale. Piombo in linea, bracciolo in linea, si chiama in linea perché il bracciolo scende, è tutto in linea ed è la classica puff, quella che oggi sentite chiamare come puff, che non è altro che pesca a fondo. Da lì poi c'è tutta l'evoluzione dei piombi con anello, braccioli laterali e quant'altro, ma ci arriviamo perché tra l'altro questo Trave prevede l'efficacia del vecchio piombo scorrevole, che oggi vedremo anche come poterlo fare scorrevole utilizzando non più il piombo bucato, ma quello con anello, e unisce l'efficacia appunto del piombo scorrevole all'efficacia del bracciolo laterale, quindi la possibilità di aggiungere un secondo bracciolo in alto. Questo è l'unico Trave dove all'interno di se stesso trova il sistema scorrevole in linea e il sistema, chiamiamolo a bandiera, passatemi il termine che credo che è abbastanza comprensibile, no? Sistema bandiera, braccioli laterali. Ma prima, perché adesso vi spiego come ho fatto, come utilizzarlo, dove utilizzarlo, perché utilizzare il piombo genovese, però se non mi conosci, innanzitutto mi presento, mi chiamo Andrea Costantini e sono il founder di fishingevolution.com e di questo canale YouTube. Se ancora non l'hai fatto, clicca qua, seguimi sul canale e metti like, non subito, lo metterai tra poco. Se questo video ti piacerà, se ti avrò fatto vedere qualcosa di nuovo, se ti è piaciuto, me lo comunichi con un like e poi mi lasci anche sotto un commento perché sono sicuro che tanti di voi utilizzano questo Trave, ma chissà come, dove, perché, con quale esca e quindi questo mi piacerebbe proprio saperlo. Andiamo ad ampliare la conoscenza su questo bellissimo Trave che unisce l'old al new. E prima di andare nel montaggio, nella specifica, io qui ho disegnato al volo un Trave Genovese l'altro giorno mentre stavo facendo un pre-video e ho disegnato un attacco superiore perché di base il Trave oggi lo facciamo tutti con la possibilità di agganciarlo rapidamente, ma il Genovese nasce tra l'altro sul filo madre della canna. Perché nasce sul filo madre della canna? Perché nasce come pesca a fondo, ad orate, neanche da spiaggia, dai porti, dai moli, dalle scogliere, dalle banchine, lì in quel, si chiama Genovese, insomma, quel della Liguria dove si fanno le orate, ma si fanno con delle canne, tra l'altro, che non sono neanche da surf, sono canne, una sorta di ibrido tra le allround, che sono quelle canne un po' tutta pesca, tipo la mia TTF, e una canna molto simile alla Feeder, che modificano con una vetta molto morbida. I fili sono molto sottili perché non c'è un lancio, c'è un appoggio. Il Trave in se stesso, o comunque la parte di drop che esce fuori dalla canna, non è neanche tanto lunga, perché il lancio spesso è in sospensione, è da una scogliera, non puoi poggiare a terra, non hai sabbia. Però è un Trave che questa parte in basso, l'abbiamo vista anche nei video di Fiumicino, nei video di chi pesca le orate con la cozzetta, col granchietto, senza dover fare questi lanci esagerati da spiaggia, quindi da una scogliera. Generalmente è un piombo scorrevole con un bracciolino sotto, ma sto bracciolino non è neanche tanto lungo, saranno quei 70 centimetri circa, ok? Quindi a monte di 70 poi si mette un bracciolino laterale e ecco qui esce fuori un Trave che si porta via 1 metro, 1,20 m. Nessuno ci chiede di farlo più lungo, ok? Queste sono misure approssimative date da esigenze, l'esigenza del lancio, l'esigenza di non poter appoggiare, una canna che non è lunghissima e una distanza, un appoggio di lancio che non è neanche troppo distante da dove si pesca, spesso anche a portata di pastura.
pastura con le cozze, con le cozzette, con le granaglie, con lo spombo e con la fionda. I fili a volte sono i fili madre, sono neanche c'è uno shock leader sul vero genovese montato sul filo della canna, c'è il filo del mulinello che può essere uno 0,20, uno 0,25, rapportato ovviamente alla grammatura. Qui non ci saranno 150 grammi, ci sarà un 50 grammi. Tutto rapportato. Ovviamente possiamo utilizzarlo a mare? Certo, possiamo lanciarci 150 grammi? Certo, vuol dire che faremo un trave con un diametro più grande che sosterrà il piombo. Tant'è vero che poi oggi vi do delle misure, delle idee approssimative, ma il diametro del trave stesso lo andremo a rapportare alla grammatura del piombo. La lunghezza del trave stesso lo andremo a rapportare alla lunghezza del bracciolo sotto, perché quando avremo fatto un bracciolo, noi che facciamo? Giriamo sotto sopra il nostro bracciolo, tiriamo su, vediamo dove arriva il bracciolo. Una volta che lo capovolgo indietro, e allora vorrà dire che da qui in su potrò andare a mettere il mio snodo, dove poi agganciare l'altro bracciolino laterale. Il bracciolino laterale nel classico genovese non è lunghissimo, può andare dai 20 ai 50 centimetri, ma parliamo sempre di misure approssimative, perché nessuno ci vieta di farlo più lungo. Tuttavia, questo è un bracciolino che lavora molto bene se non lo facciamo troppo lungo. Quindi abbiamo capito che questo trave genovese, sia che noi dovessimo farlo sotto forma di trave e poi agganciarlo sul posto, sia che dovessimo farlo con il filo che arriva direttamente dalla canna, è composto da tre cose. Uno snodo che porta il bracciolo laterale, una zavorra scorrevole o una protesi per piombo scorrevole, lo vedremo tra poco, e la parte finale che è il bracciolo a terra, quello in linea. Ho diviso questo genovese in queste sezioni perché qualche giorno fa ho lanciato un configuratore travi. Dato che noi facciamo tantissimi travi da vendere, li trovate su fishingevolution.com per tanti pescatori, per tanti agonisti, gli agonisti ce ne commissionano 20, 30, 40, 80 per volta. Ogni volta che mi chiedevano un trave, io che facevo? Il disegnino, io facevo la foto, gliela mandavo su WhatsApp, poi c'era la modifica. No, guarda, mettimi il conetto qua sopra, sotto, mettimi l'attacco rapido, non mi mettere il moschettone, la girellina laterale, mettimela in acciaio inox, modifiche, rimanda, modifiche, rimanda. Ho detto, sai cosa? Adesso faccio un configuratore per i travi. Così, quando i miei clienti vorranno un trave, non dovrò stare lì a fare il disegno. Gli mando il configuratore trave e step by step, partendo dall'inizio fino alla fine, si configurano il trave, a me arriva lo schemino e io glielo costruisco come vogliono loro. Ti scegli la girella, vuoi il conetto, che attacco vuoi laterale, girella normale, girella inox, girella con attacco rapido, che piombo, che attacco del piombo, tutto. Ma questo poi te ne parlo, anzi ti lascio il link in descrizione senza che ci dilunghiamo troppo perché in questo video dobbiamo parlare del genovese. Però appunto per questo ho diviso il trave in questo modo, partendo dall'alto verso il basso, perché adesso andremo a vedere proprio come costruirlo utilizzando vari tipi di accessori. Utilizzando una girella, una tecnosfera, una girella con attacco rapido, un piombo scorrevole, un anti-tangle. E quindi vedremo, grazie a tanti accessori che all'epoca neanche esistevano, come lo stesso trave ognuno può costruirselo a modo proprio, con i propri accessori, come piace a sé. Perché in realtà all'epoca i prodotti, gli accessori per costruire i travi erano quelli. C'era un filo, un piombo col buco dove ci passavi il filo dentro e neanche un piombo tecnico come questo. C'era una palla, c'era una pera. Passavi il filo dentro, mettevi in salvanodo, che neanche c'erano le perline, c'erano dei tubetti, una girella con moschettone, all'epoca anche bronzate, un'asola, un amo e pescavi. Ora tanti di voi staranno dicendo, bei tempi, era molto meglio. Sì, è vero, ma c'era anche più pesce. Però se gli accessori poi ne escono, se c'è la girella con l'attacco rapido, se c'è un accessorio particolare, se c'è la possibilità di mettere un piombo che puoi cambiare, intercambiare rapidamente anziché dover tagliare il filo per cambiarlo, perché non conoscerlo? Potrebbe
Poi ognuno è padrone di dire: ma io continuo a pescare come sono fatto, come ho sempre fatto. Bene, ok, però intanto vediamo qualche accessorio. Lo vediamo perché esistono e alcuni ci migliorano anche, soprattutto ci velocizzano la nostra azione di pesca. Passiamo al montaggio. Ho preparato già qualche variante di genovese. Più che altro per farvi vedere i vari tipi di accessori, ma partiamo dalla base. Cos'è il genovese? Il genovese è voler mettere un bracciolo laterale a quella che è la lenza più semplice, più basilare, ma qualche volta anche più funzionale della pesca a fondo. Un filo che passa all'interno di un piombo, un salvanodo, una gela con moschettone e un terminale. Quindi filo. Generalmente mai erano fili che uscivano già dai mulinelli delle canne. Canne venivano imbobinate con lo 0,30, si pescava con i piombi da 50-75. Poi adesso i diametri si sono leggermente assottigliati, però la concezione è questa: è il filo, all'interno del filo un piombo. Io adesso ho preso un classico piombo di quelli a pera. Sotto al piombo un salvanodo, oggi utilizzeremo una perlina di gomma da salvanodo, una girella con moschettone e tramite un'asola, poi il bracciolo laterale con l'amo. A un certo punto dici: bah, io qui a sta lenza, sai cosa? Voglio metterci un bracciolino laterale. Ma sto bracciolino laterale inizialmente veniva fatto direttamente con lo stesso filo. Questo è il filo. Facciamo conto, questo è uno 0, è un amnesia, 10 libbre, dovrebbe essere uno 0,30 e ci siamo. Questo è uno 0,30, questo è il filo che esce dalla canna. Ora, per praticità, io lo taglio. Filo che esce dalla canna. Sotto ci mettiamo il piombo, lo passiamo il filo all'interno del piombo. All'uscita del filo metto un salvanodo che poteva essere un cilindretto di gomma, poteva essere qualunque cosa che possa fare da salvanodo e ammortizzatore per ciò che riguarda il piombo. Sotto al salvanodo una girella con moschettone. La leghiamo e simuliamo proprio l'evoluzione di questo trave che inizialmente parte così, come un trave da pesca a fondo, con l'aggiunta del bracciolo. Però poi c'è l'evoluzione del piombo scorrevole e c'è l'evoluzione dello snodo del bracciolo. Moschettone legato. Come vedete io metto il piombo in tasca perché quando si legano i moschettoni e le girelle, mai avere un peso sul filo perché poi il filo fa forza e sul metallo si vizia. Quindi io metto il piombo in tasca e ho il filo lento per fare i nodi nel miglior modo. Ed ecco qui. Si parte tutto dalla base. Piombo scorrevole in linea che batte su una perlina salvanodo con una girella con moschettone. E qui simuliamo anche un bracciolo, ora senza amo, ma simuliamo un bracciolo. Il classico bracciolo che si metteva sotto questi piombi era una settantina di centimetri, con l'asola fatta al volo, a mano, una classica asola. Adesso la facciamo leggermente più evoluta, quindi giriamo e anziché passare dentro, giriamo su se stesso questo occhiello e entriamo dentro. Vorrei precisare tutte queste cose che state vedendo adesso così al volo, poi ve le farò sul banco, fatte bene, carine, con tanto di misure. Agganciamo l'asola al moschettone, chiudiamo il moschettone. Ho preso anche i moschettoni tipici di quegli anni. Abbiamo messo un piombo, salvanodo, moschettone e un terminale. Giro il terminale sopra, so dove devo andare a fare il bracciolo. Devo farlo qui all'incirca. E qui dico: voglio recuperare un bracciolo. Ok, ma non è che i braccioli si facevano con il nodino, la perlina, la tecnosfera. No, si facevano con lo stesso filo, con il dropper knot. I braccioli sopra di base sono dai, come ho detto prima, 20-50 cm, ma
quando sono realizzati con lo stesso filo, quindi senza snodi, i centimetri sono 20-30. Quindi mi allargo dal punto dove devo partire, mi allargo per 50-60 centimetri e vado a realizzare un dropper. Un semplice dropper, 5 spire, all'interno ci passo lo stesso filo, bagno, stringo, taglio un capo. Questo lo rivedremo bene anche sul video della linea longa originale portoghese. E ho creato il mio bracciolo laterale, un bracciolo che poi andrò a tagliare a circa 30 centimetri. Bracciolo laterale, scendo sotto, piombo, giro la moschettone e bracciolo in linea. Da qui nasce il genovese. Qui sopra posso fare un'asola se volessi portarmelo come trave, ma come già ho detto, spesso veniva fatto direttamente sul filo della canna. Tuttavia noi ci facciamo un'asola perché adesso lo appendo lì. E andiamo a vedere come questo genovese col tempo si è evoluto anche grazie ai materiali, agli accessori, a tutto quello che il mercato offre. Questo bracciolo, cosa che non ho detto, nel caso di un trave, non è male farlo lavorare ad una distanza dall'attacco del capocorda pari e superiore a quella che è il bracciolo stesso. Quindi o lo facciamo subito a ridosso, l'attacco subito a ridosso del bracciolo, quindi qui, tipo short rovesciato, o qui. Anche questo lo giriamo sotto sopra e da qui in su facciamo il nostro attacco. E quindi abbiamo messo, tramite un dropper knot, abbiamo ricavato un piccolo bracciolino laterale. Questo bracciolino laterale viene ricavato appunto anche per cercare di far lavorare le esche in due modi diversi. Quali sono i due modi diversi? Un'esca a terra e un'esca con un piccolo flotterino, ma sempre il bracciolo corto, perché il bracciolo corto con il piccolo flotterino, questo è il fondale, questo è il trave che viene tutto sbracato a terra col piombo. Il bracciolo corto col piccolo flotterino lavora comunque sempre a ridosso del fondo, non è che si alza, sta lì, però un po' più in movimento, un po' più mobile. Questa è un'esca abbastanza statica, questa è un'esca che si muove facilmente. Il flotterino non deve essere grande qui, come quello che ho montato qui. Una classica pallina di quelle che danno un po' più di movimento all'esca, che alleggeriscono l'esca ma che non la sgallano troppo. E quindi partendo per gradi, dall'alto verso il basso, troviamo nella parte superiore il filo che esce dalla canna, che oggi quasi più nessuno monta un trave sul filo che esce dalla canna, per tanti ovvi motivi, per rapidità, per praticità, perché arrivi in pesca, passi l'attacco rapido che metti alla fine del mulinello, che ti passa negli anelli della canna. E all'attacco rapido poi ci metti il trave che sceglierai in cassetta perché ne avrai più di uno e quindi stacchi e agganci rapidamente. Quando finisci di pescare, sganci il trave, lo avvolgi. Attenzione a avvolgi. Ora ci arriviamo. E poi lo rimetti in cassetta. Quindi la praticità dell'aggancio, sgancio rapido ti dà possibilità di cambiare trave al volo, di arrivare in pesca senza avere il filo che ti passa negli anelli, col piombo che ti batte sulla canna, con il problema di rottura degli anelli, perché il piombo comunque ha un peso specifico. Partiamo dall'alto, generalmente con una girella o magari un'asola. E dicevo, partiamo dall'alto con una girella oppure con un'asola. Utilizzeremo una girella se vogliamo avere uno snodo maggiore, se abbiamo una distanza di lancio superiore, quindi il recupero maggiore ci mette sotto torsione il filo, se vogliamo essere più sicuri, se ci piace la girella, ci piace l'asola, perché tante scelte sono anche soggettive. Oppure utilizzeremo un'asola se stiamo pescando in modo leggero, se il lancio è quello, è un appoggio, ci basta avanzare un'asola perché sono 20 metri di recupero, perché magari la girella poi ce l'ho sotto.
Qui diciamo che la scelta è quasi un po' più soggettiva. È un classico Travita, ma da acqua ferma, quasi ferma, da una piccola corrente. Si mette un bracciolino con un piccolo frutterino per cercare di far mettere la seconda esca leggermente un po' più mobile, ma noi qua cerchiamo il pescione, no? Abbiamo detto che il bracciolo laterale è un bracciolino corto e possiamo farlo direttamente con un dropper knot utilizzando lo stesso filo e in questo caso con un filo che non sia inferiore a uno 0,30, perché questi nodi sono validi, sono ottimi, si utilizzano, l'abbiamo visti anche nel video del trave a perdere, trave da mare mosso, ma sono diametri di fili che non ingrovigliano. Un dropper knot con uno 0,20 senza uno snodo hai alte probabilità di groviglio e quindi se vogliamo lavorare con dei fili più sottili è ovvio che nella parte superiore lo snodo debba essere uno snodo classico, come nel surfcasting o nel beach ledgering, un stopperino, perlina, girella, perlina, stopperino, ma lo stopperino anche è soggettivo, potrebbe essere un nodino, e qui vediamo uno snodo fatto con due nodini e tecnosfera, per esempio. Oppure uno snodo fatto con una girellina d'attacco rapido. Qui stiamo già iniziando a vedere i vari accessori. Perché ho montato uno snodo su stopperino, joint realizzati con stopperini e alcuni snodi realizzati col filo stopper? Perché anche questa è una scelta abbastanza soggettiva. E come dico sempre io in diretta, alla fine l'arma in più è saperle le cose, conoscerle, per poi saper utilizzare e scegliere quelle che servono a quel momento. Nella parte superiore, lo snodo possiamo farlo in tanti modi. Possiamo decidere se mettere uno snodo tra stopperini oppure tra due nodini realizzati con del filo stopper. Possiamo scegliere se creare lo snodo laterale utilizzando una tecnosfera, che ci permette di accorciare il bracciolo tramite il nodino posteriore di battuta. Se utilizzare uno snodo classico su stopper, perline e girellina centrale. Oppure magari uno snodo classico, però utilizzando al centro una girellina a sgancio rapido, dove ci prepareremo dei bracciolini con una piccola asola, agganciamo e chiudiamo. Differenze? Sì, nei materiali utilizzati, negli accessori, tuttavia è un bracciolo laterale. E quindi noi utilizzeremo i vari accessori perché poi capiremo quali sono quelli con i quali ci troviamo meglio. Abbiamo detto un bracciolo, in questo caso abbiamo optato per 20-30 cm, un classico del genovese, molto corto. Possiamo farlo con un dropper knot, possiamo farlo con una girellina. Possiamo farlo con una girellina a sgancio rapido, possiamo farlo con una tecnosfera, possiamo farlo in tanti altri modi. Sì, ma questo non è un video dove ti devo spiegare tutti gli accessori che esistono, magari un giorno li vedremo. Intanto stiamo dando delle misure e quindi se facciamo questo 30, facciamo che questa la portiamo a 35. Qui scegliamo un X-Float a pallina, piccolino, il bracciolo è corto, è piccolino. L'amo ne parliamo approssimativamente perché l'amo lo scegliamo in relazione poi all'innesco. Questo è un bracciolino laterale. Io qui ci metterei addirittura una tremolina, guarda un po', e quindi ci andrei a mettere un bed bass 311 della misura 14, che è oppure un track line M26 della misura 14. Oppure se volessi innescare un'arnicola, un'eschetta un po' più corta, cicciottina, uguale, andiamo sempre su un track M70, misura 12. Dai, tre alternative. Abbiamo tre alternative qua, abbiamo capito la lunghezza, il diametro lo scegliamo sempre in relazione all'esca, ma potrebbe essere un 18, anche 16 barra 22. Scendiamo. Cosa abbiamo qua? Il filo madre. Il filo madre lo scegliamo in relazione, l'abbiamo detto all'inizio, del piombo. Ora il piombo, arriviamo qua, lo salto al filo madre perché lo sceglieremo in relazione al piombo. Si parte dal piombo scorrevole.
E quindi qui vi faccio proprio una bellissima carrellata che si porta dietro anche un po' di storia. Abbiamo visto che nel trave che ho costruito rapidamente prima, quello che sono sicuro che a tanti piace perché la semplicità, quello che dico spesso nelle dirette, la poca ferramenta sui travi, alla fine funziona sempre. Era questo. Con l'avvento della tecnica, dei piombi tecnici, dei piombi con gli anelli, poi si è passato all'utilizzo dei piombi con anello, sempre utilizzati a surfcasting. Prima di arrivare a quelli, però, si è passato anche ai piombi scorrevoli, comunque già con forme un po' più aerodinamiche. Questo è un piombo scorrevole, più aerodinamico della palla che abbiamo, della pera che abbiamo visto, con i rampini, ideale per la mormora, perché recuperando smuove un po' la sabbia, la nuvoletta, la mormora arriva e trova la nuvoletta, attirata dalla nuvoletta dove abbiamo fatto quella piccola trenetta, poi ci abbiamo posizionato l'esca perché se lì c'è lo piombo, faccio così, piombo sta qua, esca è andata dove c'è la nuvoletta. Ne abbiamo un altro che prima di passare ai piombi con anello voglio farvi vedere, che è un piombo della Fonderia Roma, sempre carino, che è uno scorrevole, che ha però un foro non proprio centrale in punta, ma divergente su un lato, perché in volo questo ti mette il bracciolo indietro qua e quindi va a rovinare poco la parte aerodinamica in punta, perché qual è il problema? Il problema, oddio, poi un lancetto il problema non c'è, se parliamo di lancetto, di questa pesca fatta dagli scogli non c'è, parliamoci chiaro, quale aerodinamicità? È poca, però questo piombo quando vola davanti ha la perlina e il moschettone. Il bracciolo sta indietro, sta così, vola indietro e quindi abbiamo un piombo qua, il filo che entra dentro, la girella, il moschettone e il bracciolo che si capovolge indietro con l'amo. In questo modo il bracciolo facendolo partire da qui è un po' più aerodinamico perché qui è la punta del piombo. Vabbè, ve li sto facendo vedere. Qual è l'evoluzione che c'è stata da qua al piombo con anello? Anche arrivata dagli amici del car fishing con i famosi helicopter rig. L'attacco scorrevole sul filo, non più il piombo scorrevole, ma l'attacco scorrevole al quale poi ci andavamo ad agganciare il piombo. E io qui ho due storici attacchi scorrevoli con due storici sistemi. Questo è lo storico sistema, sono sicuro che tanti di voi diranno: ah, che ricordi! Lo storico sistema che una volta si faceva anche con i pezzettini di cotton fioc, una perlina e pezzettini di cotton fioc quando erano di plastica dura, adesso fortunatamente per l'inquinamento l'hanno vietati, sono di carta. Questo è il famoso sistema chiamato anche rosario. Come è fatto sto rosario? È fatto con una girella e un moschettone che passano sul filo. Ora smonto il piombo, quindi sul filo io inserisco una girella con moschettone e successivamente inserisco una serie di perline dure o morbide. In questo caso ho utilizzato una perlina dura, un pezzetto di silicone morbido, dura, morbido, dura, morbido, per ricreare quello che era il vecchio rosario. Una serie di perline e pezzettini di silicone lunghi quanto la zavorra del piombo o approssimativamente quanto la zavorra del piombo. L'ultimo pezzettino di silicone va poi a cavallo di un'altra girella con moschettone dove qui faremo partire il bracciolo. Lo simuliamo. E poi quando andrò a mettere il piombo su questo moschettone, cosa succede? Il piombo, boom, manda in compressione questa serie di perline e tubetti che singoli sono morbidissimi, non rovinano neanche la morbidezza del filo, li manda in compressione creando questa parte di anti-tangle. È da qui che poi nascono gli anti-tangle, che adesso li vediamo. E comunque da piombo scorrevole a piombo con anello attaccato su un moschettone scorrevole, si è aperto poi un mondo infinito di una miriade di antitangolo. Ma da qui che parte? Da qui, o qualcuno dirà pure,
io utilizzavo un tubicino di silicone sulla girella d'uscita. Infatti qui c'è solamente il moschettone con girella che batte su una perlina morbida, la solita girella con moschettone, in questo caso solo girella, senza moschettone, e un tubo di silicone un po' più lungo che va a coprire quella parte che serve di antigroviglio. Diciamo che l'effetto è simile. Grazie a loro, a questi antitangle casarecci, anche molto funzionali, da qui poi nasce il mondo degli antitangle, oggi utilizzatissimi anche per il genovese. Infatti l'alternativa al piombo scorrevole qui è o la girella con moschettone, come abbiamo visto, dove andiamo a mettere il piombo, il filo e una serie di perline e tubetti, oppure un tubetto lungo, oppure una serie di antitangle. Adesso io non ho portato qui tutti gli antitangle esistenti, perché tra l'altro sono tantissimi, e apro una parentesi, ce n'è uno che vi farò vedere che è spettacolare, ma ne ho portati due che sono stravalidi. A parte il classico antitangle verde che molti di voi conoscono, che non ho montato, che è questo. Questo è il classico antitangle, quello che credo tantissimi di voi conoscono, utilizzato nel car fishing, nel feeder, nella pesca dal porto. Questo non l'ho montato, non l'ho preso in considerazione perché sono abbastanza grandi e sono anche abbastanza sensibili, cioè non sono per piombi molto pesanti, essendo di plastica è facile che sul lancio a volte si spezzano, si utilizzano per pasturatori, per pesca molto a corta distanza o per piombi più leggeri, quindi l'avevo già scartato come prime opzioni, però intanto eccolo, l'abbiamo visto, l'ho montato al volo e qui troviamo l'antitangle di plastica. A me non piace tantissimo questo, perché vincola troppo il filo su una lunghezza troppo lunga, e ripeto, ottimo da acque interne, va benissimo da pasturatore, però ci sono dei sistemi secondo me migliori che adesso vi faccio vedere. Eventualmente questo possiamo modificarlo rendendolo un piccolo accessorio scorrevole, togliendo le boccole esterne, queste che sono incollate, tagliandolo 2 centimetri sopra, 1,5 centimetri sopra, 1,5 centimetri sotto, inserendo le boccole, allora lì comincia ad avere più senso. Anzi, lo facciamo al volo. Via il secondo pezzo. Rimettiamo le boccole e abbiamo costruito un micro antitangle. E eccolo qua. Possiamo anche farlo leggermente più lungo. Qui ho estremizzato veramente al massimo il taglio dell'antitangle per far vedere che comunque il lavoro che deve fare è questo. Ma in realtà poi alla fine non abbiamo fatto altro che creare qualcosa che già in commercio esiste. Tanti di voi lo conoscono come Sissi, tanti come Pipetta. Sul sito questo è il codice 4033, ma eccolo qui. È molto simile a quello che abbiamo visto nella versione più robusta. E anche questa è un'altra protesi scorrevole, che però scorre su un pezzetto di plastica molto più dura, quindi non è il metallo del moschettone che scorre sul filo, va imbattuta sempre su una perlina di gomma. E qui, per continuare a far vedere tutte le varie opzioni, a seguire non ho neanche messo una girella con moschettone, ho messo una girella che fino a 3 anni fa neanche esisteva, una girella molto potente in linea con un gancio davanti, dove tramite un'asola agganci il bracciolo e poi tirando giù il gommino va a chiudere perfettamente in linea. E anche questo cos'è? È l'evoluzione di quello che iniziava con il vecchio rosario, girella con moschettone scorrevole battuta. Ma qui abbiamo dei vantaggi, però parliamo dei vantaggi, poi vi faccio vedere un altro.
Il vantaggio qual è? Il vantaggio è questo. Il vantaggio è che in volo qui abbiamo il piombo che è avanti, il bracciolo indietro. Piccole accortezze che vi do su questo genovese, ma quasi su tutti i travi dove c'è un bracciolo avanti scorrevole, è quello che una volta lanciato, quando il filo sta arrivando, e lì lo sappiamo perché dopo tanti lanci ci basta il rumore del mugello per capire quando arriva anche di notte, rallentare il filo in modo che il bracciolo indietro si capovolge in avanti e entra in acqua. E questo è quello che tanti di voi chiamano come Sissi. Come vedete qui ho continuato l'evoluzione, non solo ho utilizzato un Sissi, ma ho utilizzato una girella con attacco rapido e l'attacco rapido del bracciolo non l'ho neanche fatto su Asola, ma ho realizzato una brillatura molto fitta in modo da irrigidire anche questa parte di filo vicino al piombo. Infatti, l'effetto anche in questo caso direi che è perfetto. Questo è un genovese un po' più evoluto. L'abbiamo visto qui sotto e l'abbiamo visto anche nella parte del bracciolino laterale realizzato su Tecnosfera. Il vantaggio della tecnosfera, l'ho detto all'inizio, a parte l'uscita del bracciolo che a me piace tantissimo, è morbidissimo, non crea angoli retti. E la lunghezza del bracciolo non è data da dove taglio il filo e lo rilego, ma dalla parte posteriore. Qui in battuta c'è una micro perlina. Se dovessi accorciare il bracciolo, tiro indietro. Con quella micro perlina vi basta fare un nodo Savoia. Tiro, taglio e bracciolo accorciato. In chiusura vi faccio vedere l'ultimo accessorio che ho scelto per montare il piombo scorrevole, che è quello che andremo a utilizzare per un genovese un po' più hard. Un genovese un po' più hard è proprio dato dall'accessorio scorrevole portapiombo, che in questo caso è un Inox Slide. Un Inox Slide è un accessorio di acciaio inox di diametro 1,2, dove nella parte inferiore ci mettiamo il piombo, qua è un moschettone che si apre, ma si può anche inserire il piombo senza aprirlo, forzando un pochettino il giro dietro, ed è comodissimo perché aggancio nel dentino, forzo un pochettino. Ecco qui, è inserito incastro, quindi neanche devo aprirlo sto moschettone. E all'interno di questi due anellini passo il filo della canna o del trave entra nell'anellino in corrispondenza del piombo, esce su quest'altro anellino, all'uscita ho sempre messo una perlina morbida, la girella, quella che piace tanto a me con l'attacco rapido. In questo caso qui ho messo solamente un'asola, senza brillatura. Ho fatto tutto di tutte cose diverse, appunto per far vedere come lavorano. E questo è l'assetto dell'Inox Slide. Molto divergente. Però oltre ad essere molto divergente, è molto potente, ma soprattutto molto scorrevole, perché non è una cannuccia. Il filo scorre, è aperto. Non si può tappare di sabbia, non si può bloccare. Il filo scorre liberamente dentro questi due anellini di acciaio inox. Nella parte superiore, invece, ho realizzato anche qui un bracciolino. Se utilizzare gli stopperini o i nodini, è decisione vostra. Al centro, tra le due perline, ho messo una girella 1066, quella che ho utilizzato qui sotto, però sotto ho messo la misura molto grande, classica da piombo in linea. Sopra ho messo quella per i bracciolini da surf, sempre con l'attacchetto rapido, in modo da agganciare rapidamente il bracciolo tramite l'asola. Chiudo il gommino spostandolo in avanti ed è pronto. Bracciolo, Inox Slide, piombo in linea.
Io penso di avervi detto praticamente tutto sul genovese, da come è nato, come si è evoluto, come realizzarlo. Abbiamo parlato dei diametri, delle lunghezze, abbiamo visto un po' di misure approssimative, che queste sono le misure che farò vedere nel tutorial, ma visto che questo video è andato alle lunghe, decido proprio di pubblicarne uno subito dopo di questo, tra qualche giorno. Quindi qua iscrivetevi se non l'avete fatto. Perché il prossimo saranno due tutorial, non uno, di due genovesi, uno evoluto e uno in versione basilare. Abbiamo visto che se sotto abbiamo deciso di restare su una misura standard, quindi 70 centimetri, lo capovolgiamo, qui ne mettiamo 80, qui abbiamo un 30 centimetri, qui ne abbiamo 35. Alla fine a noi ci esce fuori un trave da 110-120 centimetri circa. Se dovessimo avere piombo in sospensione più sti 70, abbiamo 1,80 m di trave. Lo lanciamo 1,80 m in sospensione? A voglia! Se abbiamo almeno una 3,60 m, da lì sono io 1,76 m. Quindi se il trave parte da là, in sospensione riusciamo tranquillamente a lanciare. Questo è il motivo per il quale spesso vediamo questi travi molto raccolti, perché questa è la posizione di partenza. E non possiamo avere l'amo che ci tocca a terra, rischiamo che si aggancia l'amo da qualche parte e spezziamo la canna a metà. Questo video è andato alle lunghe, però ho voluto proprio portarlo alle lunghe perché oggi tra TikTok, parliamoci chiaro, io sto facendo un po' di tempo e sto facendo veramente tantissimi video cercando di stare sotto al minuto e mezzo. Poi mi rendo conto e dico: ma cazzo, ma quei bei tutorial che ti metti lì a far vedere le cose, ma come fai a farle in un minuto e mezzo? E allora ho deciso che su YouTube continuerò questa serie di video tutorial, almeno questi in orizzontale, quelli dove si danno più spiegazioni, dove ci si mette lì e si cerca di copiare, imitare. E poi continueremo a fare anche i video brevi in versione verticale per gli altri social come Reel di Instagram, TikTok, anzi seguitemi un po' dappertutto perché qui invece sono tutti rapidi rapidi. Quindi se avete poco tempo guardatevi quelli rapidi. Poi quando venite qui su YouTube, oltre a guardarvi, ricordatevi, comunicatemi se vi sono piaciuti con un like e lasciatemi un commento. Fatemi sapere una cosa però sotto questo video. Quale vi piace? A me personalmente piace la costruzione, io penso che ve ne siete accorti. Se seguite me, seguite il mio canale, avete capito che io vado matto per la costruzione. Io sono quello dei travi, dei braccioli, mi piace proprio costruirli i travi. E quindi mi sono divertito con tutti. Però voi scrivetemi quale vi è piaciuto di più. E nel prossimo video, mi raccomando, seguitemi perché vedremo la realizzazione da vicino, proprio con il macro, di due di questi genovesi. Adesso ci penso. Anzi, può darsi pure che mi baso sulle vostre risposte. Seguitemi, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!